signori, eccomi qui, lieta, felice di presentarmi a voi su questa scena. Io sono il personaggio Marilena. Nella vicenda teatrale che tra poco ascolterete e spero applaudirete, ho un ruolo principale, niente di eccezionale, ma un carattere vivace che mi piace. Sono la cantante che accompagna Peppino, un suonatore ambulante. Attenzione dunque! Noi vi presenteremo una farsa recitata all'antica, un vecchio canovaccio di cui non si conosce l'autore originale. E Peppino autore, rifacendolo di sua fantasia, spera di aver portato a compimento per il vostro gradimento un'ora di allegria. Nulla di straordinario vi toccherà ascoltare, ma solo apprezzare che tutto è stato fatto a precisione perché possiate andare indietro col pensiero. Uguale lo scenario, trucchi, costumi, tutto per farvi ritornare con molta verità a tanti anni fa. Gusterete la forma e la maniera dei nostri antichi attori, come essi si esibivano ai loro spettatori. Se riusciremo ad essere bravi come era loro, lieti sarete voi, ma soprattutto noi. Ed ora, miei signori, dopo l'avvertimento senza alcuna malizia, voglio augurarvi buon divertimento! La commedia si inizia! Scellerato! Ti passerò da parte a parte come un pollo allo spiedo! Ti taglierò a fettine, così imparerai come ci si comporta con le fanciulle oneste! Ah, onesta! È una testolina sveglia la signorina Giulia! E tu? Io sarò quello che ti ucciderà! Non sposerai la nipote dell'antiquario! E lì non ci entrerai! Sposerò Giulia perché mi ama! E tu pagherai cara la tua spacciataggine! Ammazzate, signor Conte Lefray, la signorina ha sentito il fragor delle armi, vi ha scorto ed ora è dietro la finestra della sua camera e vi supplica di non mettere in pericolo la vostra vita. Oh, mia adorata, so bene che tu non hai alcuna colpa, ma questo scellerato dovrà cessare di importunarti. Risparmiatelo, signor Conte, egli non ha mai pensato alla signorina. Ma ha osato soffermarsi più volte sotto questa finestra, dove poc'anzi l'ho sorpreso ancora. E lo farò ancora, se ciò mi aggrada. Ata! Il padrone chiama, vergine dei sette dolori. Raccomanda l'anima al diavolo, fallone. Fermo, padrone mio, fermo! Non vorrete farmi assistere ad un macello, per carità, smettetela! Angelino, ti avevo ordinato di restare a casa! Oh, maledetto, è scappato! Meglio così, signor Conte, meglio così! Non vorrete finire in galera per un gaglioffo come quello! Perdonate, ma avete commesso un'imprudenza! Ero venuto qui sotto queste finestre, come tutte le mattine, tutte le albe, tutti i pomeriggi, tutti i tramonti, tutte le sere, tutte le notti, come tutto, insomma. E vi ci trovo quel birbante ostinato. Lo avevo ben avvisato di non importunare la mia Giulia, nemmeno con un semplice sguardo. Ma voi siete troppo geloso, signor Conte, troppo, e senza che la signorina Giulia, poverina, ve ne dia motivo. Angelina, il mio amore per lei si è ingigantito nel mio cuore, e più non resisto all'idea che mi ha impedito di parlarle. E chiunque oserà, sia pure soltanto guardarla con occhio irriverente, avrà a che fare con la punta di questo stocco! Ah! È l'alba! Il sole è ormai già alto! Non è prudente restare ancora qui! Se lo zio della signorina vi vede, la poverina passerà un brutto quarto d'ora! Oh, angelo mio, divina creatura! Io sono il tuo Prometeo, legato, incatenato alla roccia del mio granitico amore per te! Ma saprò liberarti! Beh, prima liberate voi dalle vostre catene, Prometeo, e poi potrete liberare gli altri. Ma non dire stupidaggini! Sai cosa sei tu, Angelino? Uno sciocco! Il classico cameriere sciocco! Ma è mai possibile che non ti riesca di immaginare un espediente capace di togliere la mia Giulia dalle grinfie di quel vecchio maledetto tabaccoso amaro e
porco! Ma credete che sia una cosa facile? Eccellenza, ve l'ho detto tante volte, non è facile! Imbecille! Volete convincervi che il vecchio ha deciso di sposarla lui? Lo sanno tutti, i vicini dicono che le nozze sono ormai prossime! Ciò non accadrà! Piuttosto lo ammazzo! Qui finirà, sulla punta di questo stocco! Ah! Accidenti allo stocco e lasciatelo un po' tranquillo. Mi aiuto io. Tieni. Senti. Sì. Senti questa lettera che mi ha scritto Giulia. Sì, leggete. Vi ascolto. Adorato amico mio, infelice questo cuore, quel vecchiaccio di mio zio mi tormenta in tutte l'ore. Una schiava oso dire, più di me lieta saria, o mio bene che soffrire, salva tu la vita mia. Troppo presto fui lasciata dai miei cari genitori, solo tu adorato Enrico mi puoi dar la libertà. Morirò consumata, amore mio. No, signor, qualche cosa faremo, ne sono sicuro. Morirò per lei. No! Morirò per lei. No! Morirò. No! Morirò. No! Morirò per lei. No! 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 Che maniera è? A quest'ora morirò per lei, morirò per lei, e fallo morire. Anzi, andate a morire ammazzate tutti e due. Siete un becca morti. A quest'ora morirò per lei, morirò per lei. Ve possino ammazzate. Come si è permesso? Come si è permesso che scenda giù? Che scendo giù che lo taglio in due! No, così! Eccellenza! Calmatevi, eccellenza ha ragione! Si faceva troppo baccano! Ma io ho il diritto di amare la mia Giulia! Ma la gente, scusate, a quest'ora ha il diritto di dormire! Maledetti! Maledetti tutti! Aiutami a rinfoderare lo stocco! Ci penso io! Dovrebbero farle più larghe queste guaie! Ma non dire stupidaggini! Sono io che sono troppo nervoso! Angelina, sì. Trova un mezzo qualsiasi per farmi sposare Giulia. Sai che quel vecchio maledetto ha minacciato di richiuderla in convento se qualcuno si era a chiedere la sua mano, capisci? In convento! Lo credo bene, eccellenza, che voglia metterla in convento. Vuole sposarla lui? E l'ostacolo maggiore non sarebbe questo. Io ho saputo di peggio. Su, cosa? Su, presto! È già tardi. Ma non c'è fretta, sono appena le 8. C'è molto da fare, lo sai, no? È carnevale. Carnevale magro questo. Fa freddo, ecco tutto. La gente preferisce far banchetto in casa anziché andare al ristorante. Ecco. Rispetti, signor Conte. Un bicchierino. Qui, su, presto. Dunque, eccellenza, come vi dicevo, il vecchio suo tutore. Lo so. Io non lo sapevo. Tutela per lei una somma rilevante. Lo so. Ma non lo sapevo io. A quanto ho potuto sapere, circa 5.000 scudi. Ma lo so, Angelino. Cosa mi racconti? Cosa che già conosco. A me il denaro non interessa. E va bene, ma potrebbe invece interessare al vecchio antiquario. D'altra parte sarebbe un peccato perdere una somma simile. Se invece si fanno le cose a modo, senza fretta, a quel vecchio rimbambito, noi toglieremo il denaro e la ragazza. Ecco, servito il signor Conte. Dai qua. Siete nervosi? Sì. Che vi succede? Succede che il signor Conte ama una fanciulla e non gli è permesso di sposarla. Possibile? Un giovane ricco e coraggioso come lui? Già, ma la ragazza ha uno zio che vuole sposarla lui. Maledizione! Lo infilzerò come un pollo allo spiedo! Signor Conte! Scansati! Mi scanso, sì, ma non si tratta per caso di un certo Barbettoni antiquario? La ragazza si chiama Giulia. Lo zio ha una bottega d'antiquariato qui, all'angolo della via Pontecorvo. Ma sì, una grande galleria d'arte. Ah, la conosco. È severissimo. Ah, sì? Che c'è?
E chi? È il fratello, l'altro zio della ragazza. Ah, sì. Salute, professore! Buongiorno, Oreste. Novità grosse. Cercavo appunto di te. Quali novità? A mio fratello Guglielmo è venuto il desiderio di pranzare fuori casa. Hai entrato in trattoria? Che miracolo! Beh, che vuoi, è un uomo di stampo antico. Oggi finalmente ha deciso di svagarsi un po'. Sono stato io a invogliarlo. Ma la vera ragione, sai qual è? Ieri sera Giulia, nostra nipote, è diventata una furia. Ma ha ragione, povera ragazza. Voi però, professore, potreste prendere le sue difese. E in che modo, bello mio? Io sono soggetto a mio fratello, mi tiene in casa, mi aiuta a vivere, sono senza occupazione. Ma perché dici fesserie, bello mio? Ma dicono che è ricco, è vero? Ma avaro, avaro assai. Sai quanto pretende che si spenda al giorno per il vitto di 4 persone? Io, lui, Giulia e Tata la governante. Quanto? 16 baiocchi. Una vitaccia. Mi devi credere, ci mettiamo a tavola con appetito. Quando abbiamo finito siamo più affamati di prima. Io poi ho la pressione bassa. Sì. Senti niente? No, niente. E non si sente niente perché io sto debole. Sto debole, bello mio. Qua là dobbiamo finire con questi digiuni. Sì, E non si può stare sempre digiuno. No. Poi il medico a me mi ha ordinato di mangiare bene. Oh, e mangiate! Calma. Che c'entro io? Che mangio? Le scarpe, le pantofole. Oggi sono riuscito a convincerlo di passare la giornata di carnevale in trattoria da voi. Ti raccomando, trattaci bene, dacci il meglio che tieni. A me poi, capito, qualche cosa, mi fai un cartoccetto. Un cartoccio? Poi io me lo porto. Sì. E non esagerare con i prezzi, No. Altrimenti quello non ci viene più. Lasciate. Preparaci un bel tavolo. Ciao, un bel cartoccetto. Lasciate fare a me. Oreste! Signor Conte, non sapete niente? Sì, so tutto, ho sentito tutto! La vedrò, giorno felice, attimo sublime, sarò tua mia adorata e deporrò ai tuoi piedi la mia eterna fede. Amicizia per chi la rispetta e morte per chi la offende! Taglia! Il cappello! Devo andare in negozio! Il vecchio, riponete lo stocco e andiamo! Sì, aiutami a riporre lo stocco, aiutami! Faccio io, eccellenza! Aiutami a rifoderare lo stocco! Ecco fatto! Sono circa le 12 e non si vede ancora nessuno. L'ho detto io stamattina, carnevale magro questo. Ti fa freddo, troppo freddo. Tra l'altro mi sono buscato un raffreddore. Ma un raffreddore è un raffreddore? Salute! Ma io non capisco che strano raffreddore sia il vostro. Ho il setto nasale stretto, così quando le mucose nasali mi si chiudono... Invece di starnuti fate per macchie. Ecco il tavolo per l'antiquario, 4 persone. Buongiorno. Ancora non è arrivata, ma fra poco sarà qui. Cameriere? Comandi. Mi conosci? No. Perbacco. Mi conoscono tutti. E io non la conosco. Sono Sasà Cicci. Sono figlio del conte Cicci di Soppressata. Papà è fuori città per affari e io mi trovo in casa della zia, la marchesa Cotechino. Mi fa piacere. Fragoletta ieri mi disse che sarebbe venuta a cantare in questo locale. Fragoletta è una bellezza rara. E quella gitanella che assieme a suo fratello Peppino e alla sorella Marilena canta spesso nei caffè e nei ristoranti. Sì, vengono sempre qui a cantare. Sono napoletani, sono suonatori ambulanti. Si chiama fragoletta, sì. Ma proprio la bocca simile a una fragola di bosco, rossa, carnosa, profumata. Sono 2 mesi che le faccio la corte. Davvero? Ma senza che papà il conte ne sappia niente. Ah, perché papà è conte? Nonno no. Anche nonno? Nonno no. E nonna. In Soppressata sono un'antica famiglia nobile, ma io sono deciso a tutto. O fragoletta o la morte. Scusate tanto,
uno starnuto. Ah, così starnutisci tu? Ho tutto chiuso qui, ho la testa nell'inferno. Sì, quello mi ha fatto uno sberleffo. No, non si sarebbe permesso. No, invece si è permesso e me l'ha fatto. Cosa c'è da mangiare? Ah, minestra in brodo, risotto, spaghetti, lasagne al forno. Ah, porta quello che ti pare, tanto non ho appetito. Mangio solo per giustificare la mia presenza qui. Allora antipasto. Approvo. Non tarderà molto a venire. Quanto è bella, quanto è cara. Peccato che non sia nobile come me. Ma che mi importa? Quando sarà mia moglie, sarà contessa. Felicità! Grazie! Ecco l'antipasto. Senti, sì, quello mi ha fatto una pernacchia. No, non ci sarebbe permesso. No, mi ha fatto una pernacchia. Ma non sono pernacchie, sono starnuti. Ti dico che sono pernacchie. Vuoi che non conosca le pernacchie io? Oh. Me ne fanno tante a me. Sediamo qui. Ah no, mi dispiace, questo tavolo è riservato, signorina. È meglio lì, siamo più riparati. Venite. Per noi è lo stesso, basta che non ci vengono a prendere. Quanto so attipare. C'ho una fame da lui. Qui si mangia bene. Sì. Benissimo, staremo bene qui, sapete. E poi oggi pago io. E non so, abbiamo tutto, prosciutto, Trovate? Eccole qua! Ci hanno fatto camminare un'ora circa, non ne potevo più. Che belle ragazze, però! Come? Che belle ragazze, però! Ah, già, sono straniere! Sì, sono all'Imperiale, nell'operetta Fa Diavolo. Ah, sì? E com'è l'operetta? L'operetta non conta, ci sono molte belle donne, questo è l'importante. Davvero? E d'accordo, signorine. A lei porto subito la lasagna. No, cameriere, avvicinatevi. Prego. Siccome Fragoletta ancora non è arrivata, sapete che cosa faccio? Cosa faccio? Me ne vado e ritorno più tardi. Così dopo mangerò la lasagna. Se no, scusi, quando vede Fragoletta, che cosa mangio io? Datemi il conto. Quale conto? L'antipasto, no? Ah, 5 centesimi. Sì, signora, mamma mia, così poco? Sì. Tieni, terza categoria, eh? No, seconda. Terza, io seconda, non ci volevo venire. Abbondante. Oh, mantienimi il posto, senz'altro, mi raccomando. Signore. Signore, signorine. Signore, signore. Io non so proprio cosa ci sia da ridere, sa? Francamente non lo so. Oh! Sta porta! Accidenti! Dimmi, avete visto quei due scorpioni? Sono entrati anche qua! Oh, vidono! Stanno vivendo! Buon segno! Ieri sera uno di loro era in teatro, in barcaccia. Non l'hai visto? Sì, è un abitué di tutti gli spettacoli, ma il nappa d'argento! Come? Non ha soldi! Oh, però il più giovane è simpatico! Scherzi? Sono due macchiette ricitrullite! Ma no, non ci vuole niente, proprio niente! Basta domandare loro quale sarà il titolo della prossima operetta! Ottima idea! Ecco l'antipasto! Ecco, signorina! Mi piace, ci deve fare. I signori hanno comandato? Che cosa desiderano? Tutto come le signorine! Sì! Buongiorno! Permetti? Prego, caro, prego, figurati. Ieri sera c'era un teatrone all'Imperiale, state facendo una bella stagione qui a Roma. Sì, sì, io, permetti, scusa, caro, mi stai sguardando. Io ero in barcaccia, non mi avete visto? Non capisco, siamo straniere. Che carine, sono straniere. La prossima operetta. Ah, scusa. Mi hanno detto che sarà uno spettacolo comicissimo. Scusa, cara, permetti. Vai. E che titolo ha? I due mandrilli. I due mandrilli. Che titolo strano! Deve essere un bello spettacolo! E poi daremo un altro spettacolo, ancora più comico! Ah sì? Scusa! E che titolo ha? Lasciateci in pace! Come? Lasciateci in pace! Ma voi vedete che titolo? Oh, strano, veramente strano!
Fragoletta! Arriva Fragoletta! Perdonateci, cari signori, siamo tre poveri suonatori. Or di qua or di là per mangiare, costretti noi siamo a suonare e a cantare. Non v'è per noi né Pasqua e Natale, non v'è Quaresima né Carnevale. Tutti i giorni, le notti e le sere per noi suonatori sono soliti e uguali. Solo quando vediamo brillare tra l'azzurro del cielo il bel sole d'or, qui nel cuore sentiamo calare e dolce tepor. Che sperare, cantare, suonare ti fa. Ma se nevica allor, quanto freddo nel cuor. Volete sapere chi fummo, signor? Il nostro mestiere fu quel dell'attor. Un grande tragedia ci fu. Ma senza fortuna l'artista morì. E così ci lasciò ancor senza ragione. E ci tocca cantare, forse in cuore ben valor. Dateci ascolto, cari signor, noi siamo i vostri buoni cantor. Dateci ascolto, cari signor, noi siamo i vostri buoni cantor. Sul tavolo! E levate su scialle di elle! Scialle di elle, gnirno, gnirno! E levate su scialle di elle! Scialle di elle, gnirno, gnirno! Si non dovono là, ma socia, e me ne vaga da qua! Si non dovono là, ma socia, e me ne vaga da qua! E temme la gelavata, cicillo contento fa che le gobbo. E temme la gelavata, cicillo contento fa che le gobbo. E si è benedetta mamma da quando sei marito. Si è benedetta mamma da quando sei marito. E levate sto mandesine. Mandesine, gnirno, gnirno. E levate sto mandesine. Mandesine, gnirno, gnirno. Si non dovono va, ma sosa e me ne vanno da qua. Si non dovono va, ma sosa e me ne vanno da qua. E temme la gelavata, cicillo contento fa che le gobbo. E temme la gelavata, cicillo contento fa che le gobbo. E sia benedetta mamma da quando sei marito. Sia benedetta mamma da quando sei marito. E levate chi sto corsetta. Gnirno, gnirno. E levate chi sto corsetto. Chi sto corsetto, gnirno, gnirno. Si non dopo la ma socia e me ne vado da qua. Si non dopo la ma socia e me ne vado da qua. E temme la gelavata, cicillo contento fa che lo dobbò. E temme la gelavata, cicillo contento fa che lo dobbò. Si è benedetta mamma da quando sei marito. Si è benedetta mamma da quando sei marito. Levate sta vesticciola! Sta vesticciola, gnirno, gnirno! Levate sta vesticciola! Sta vesticciola, gnirno, gnirno! Si non da vola la pasosa e me ne vado da qua! Si non da vola la pasosa e me ne vado da qua! E temme la gelavata, cicillo contento fa che le gobbo! E temme la gelavata, cicillo contento fa che le gobbo! E si è benedetta mamma da quando sei marito! Si è benedetta mamma da quando sei marito! Si è benedetta mamma da quando sei marito!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutti spiccioli? Ho rotto il salvadanaio. Ah. Peppino, non mi riconosci? Mamma mia, il guardiano del penitenziario dell'isola di Procida. Ma no. Signor guardiano, io non fui un evaso, io no. Seguì. Peppino, via, sono il tuo vecchio amico Angelino. Angelino? Sì. No, sì. Non me lo dire. E te lo dico. Sei Angelino? Sì. Angelino mio. Un abbraccio. Ma come stai? Angelino. Il difetto non te lo sei levato, sempre Mario. No. Angeli, figlio mio, io non ho un centesimo in tasca, ma che mi dici? Il fatto è che c'hai le tasche larghe, allora senza accorgermi. Sotto accorgermi, sempre lo stesso, dammi uno bravo. Vale, pure mio. Io. No, vedevo la qualità della stoffa. Sì, veramente sì. Veramente bella stoffa. Ma come stai elegante? Ma tu sei cambiato, tutto rimesso a nuovo, tutto ben vestito, ben pettinato. Peppino, sono a servizio presso un gran signore, sai? No. Mi sono sistemato. Ah sì? E tu invece? Io invece, vedi, io giro la città. Un viaggio, che vuoi fare? Come... E quelle due ragazze chi sono? E chi sono? Non lo puoi immaginare, sono le mie sorelle, no. Marilena e Fragoletta. Ma davvero? Te le ricordi? Per pacco! Mi fa piacere. Aspetta, le chiamo. Fragoletta, Marilena, venite qua. Venite qua, venite. State a vedere chi vi presento. Chi si rivede? E come, non vi ricordate? Camma. Esposito. Camma. Ma come dico Camma? Esposito? Ma no, Camma. De Pasquale! Camma, vi siete rimbambiti tutte e due. Cammarano! Ah. Angelino, ve lo ricordate? Ma come? Volevo fare l'attore. Come no? Papà glielo sconsigliò, mi ricordo, povero papà. Non me ne sono mai spiegato la ragione. Insomma, l'addizione. No. L'addizione, lo sai, papà era un capocomico sofisticato, ci teneva alla lingua, all'accento. Ma non ne parliamo, certo. A proposito, Peppino, come sta papà? Ah, bene. Grazie a Dio, bene. Papà è morto. È morto? Morto, sì, è morto, papà. E come? Tu dici grazie a Dio. E per forza, Angelino mio, per forza, quello soffriva troppo. Sì. È vero che soffriva papà molto, troppo, era una cosa esagerata, poi l'uomo non ne poteva più, proprio non era malato. Ma che malattia aveva? Tutte, quello papà era un emporio di malattie, le teneva tutte, che vuoi fare? Noi potevamo badargli fino a un certo punto, Angelino mio, noi dovevamo girare, procurare le medicine, procurare il pranzo per noi, insomma la giornata. E io un giorno, nonno, proprio te lo confesso, guarda, te lo giuro sulla sua anima, io proprio non ne potetti più. Non ne possi più. Sì, insomma non me ne fidai più, ecco, quella. Sì. E mi riunì con le mie sorelle, le chiamai, vi ricordate? Quella sera, io chiesi il loro consiglio, disse ragazze, io sono poi il fratello maggiore, noi dobbiamo decidere la sorte di papà, bisogna finirla, e loro d'accordo, ma naturale, si capisce, allora sai, io presi la palla al balzo, entrai in camera di papà, zitto, sai, e l'ammazzasti! Ma tu scherzi, ma ti ammazzavo papà! No, perché hai fatto... Non lo dire più, guarda, no. Ammazzato papà, la punta del mio cuore papà, no, io sai, l'ho preso per una cosa della camicia qua, lo scossoiai, lo scossai? Lo scotoliai, disse papà. Papà, tu non ci credi, perché papà era ateo, non aveva fede, non aveva religione. Papà, tu non ci credi, ma certe cose sono necessarie. Noi dobbiamo finirla, qua bisogna decidere. Noi abbiamo chiesto un miracolo. A chi lo chiedemmo? Lo chiedemmo a San Bernardino dei Morti. Ah, già. Quello è simpatico. A San Bernardino dei Morti, sì. Ti dico la verità. Buono. Guarda, te lo raccomando, sai. Qualunque cosa rivolgiti a San Bernardino, perché ti assicuro, tu mi credi? Noi a mezzanotte, era mezzanotte, sì. Chiedemmo la grazia a San Bernardino, il giorno dopo, a mezzogiorno, papà... Era guarito! No, morto! Morto, proprio! No, noi chiedemmo la grazia proprio perché morisse...
perché soffriva troppo, non valeva la pena e non voleva morire. No, io mi ricordo che papà aveva un fisico forte. Che agonia forte, quella era 1,90 m nel letto, tremavano le mura della camera, faceva non niente, non voleva, ma San Bernardino disse no, tu devi morire perché io mi sono impegnato come dire con un devoto e tu devi, lo fece morire, è così. Ma guarda, ma sai Peppino che mi dispiace, proprio mi dispiace. Permesso? Sono qua, vorrei presentarmi. Ah, è una presentazione. E io credevo che fosse un valzer. No, è proprio una presentazione. Sono Sasà Cicci. Ah, sai Cicci? Sono figlio del conte Cicci di Soppressata. Ah, Soppressata. Nipote della marchesa Cotechino. Cugino in primo grado del principe Zampone. È una salomeria, famiglia di questo signore. Come avete cantato bene, signorina Fragoletta. Grazie. Canterete ancora? Certamente, signor Cotechino. Sasà Cicci. Perché non sedete al mio tavolo? Sì. Prendete qualcosa. Prendete? Dite. Pasta e fagioli, baccalà, sì, alici fritte. E sanguinaccio. Prego, da questa parte. Prego. Gioia, amico mio, un altro bravo. Voglio presentarti al mio padrone. Ah, Eccellenza, fortunato. Perdonate, un mio amico. Molto piacere. Oddio, signor Conte. Sì. Un nobile, un aristocratico e mi tende la mano. Sì. Sono un poveretto, un povero uomo. Via, un povero suonatore ambulante, non mi permetto, signor Conte. No. Ma via, su, per ma via. No, Sua Eccellenza ti tende la mano, dagliela anche che tu. Momenti, su. Che momenti. Grazie. Oh, che democratico. Grazie, signor Conte, grazie. Grazie. Ah, che bella cosa, Senti, l'odore della ricchezza, l'opulenza, che bella cosa. Senti la miseria, mamma mia, me ne metto un po' in tasca, non lo voglio perdere. Sono napoletano anch'io. Sì, è napoletano. Ah, no, ho capito. Sì. Sono qui rifugiato per ragioni politiche. Sì, Sua Eccellenza fa parte dei Carbonari. Lui? Sì. Ah, sì? Sì. Insomma, vende carboni, che no, cosa? No, Peppino, via! Non carbonaio, carbonaro! La giovane Italia! Ah, la giovane Italia! Ah, risorgimento! Scherziamo, bravo, signor, complimenti! Italia una! Signor Conte, anch'io, io appartengo alla... sono un carbonaro, anch'io! Giovane Italia. Vabbè, tralasciamo questo argomento. Mi arrestarono, signor Conte. Vabbè, tralasciamo questo argomento. Palle di piombo ai piedi così, le catene. Peppi, signor Conte, mi volevano fucilare. Tralasciamo questo argomento, sì. Peppi, anche perché sappiamo che non è vero. Sì, proprio niente, non è vero proprio. No, l'ho detto per farlo contento, capisci? Perché a me poi della patria non mi importa proprio niente. Eccellenza, il mio amico era attore di teatro. Sì, signor Conte, io sono attore drammatico. Io sottolineo drammatico. Appartengo io a generazioni e generazioni di attori. Mio padre è stato uno degli attori più apprezzati. Mi permettete, signor Conte? Copriti. Grazie, uno degli attori più apprezzati. Sarachin, Aristide Sarachin. Non Amilcare, signor Conte, prego di notare. Non Amilcare, Amilcare era mio zio, suo fratello. Bravo attore, ma un po' un istrione. Ma papà no. Aristide? Sì, Aristide, Sadakin. L'avete mai sentito? Mai. Mai avete detto? Perché può capitare. Signor Conte, papà è stato un grande attore. Peccato, non avete ascoltato l'uomo più celebre, l'artista più celebre del mondo. Io non voglio dilungarmi, ma papà in Otello. Ma per carità. Otello. Ah, sembrava che Shakespeare l'avesse scritta per lui, signor Conte. Che cos'era? 1,90 m alto, quel torace così, capelli neri, tutto nero. Qui poi si faceva gli occhi, signor Conte, con la metà dei gusci d'uovo. I denti di cartone bianco, tutto segnato neri, guanti neri, ansimando, con il fiato grosso, che il pubblico stava così allibito ad ascoltare, ma che vuole, ma che fa? E lui, e ricordo la battuta essenziale che diceva: essa è là che dorme,
con il dito così, signor Conte, perché indicava la cosa, la quella, Desdemona. La Desdemona. Essa era un dito grande così, signor Conte. Io non lo so come l'allungava quel dito, ma ne faceva quello che voleva. Così, essa era che dorme. Non vorrei versare il suo sangue, ma pur deve morire con quel dito, sa. Deve morire. Un bacio, ancora un bacio con i denti fuori, eh. Esci all'ultimo! C'è il trattore, sai, qui del ristorante, il padrone, è raffreddato. Ah, sì. Non è stata una pernata. Uno sternuto. È un grande attore. Senti, un grande attore. Peppino, ma dimmi un po', dopo tanti trionfi, tanti successi, tuo padre non t'ha lasciato niente in eredità? Vuoi che m'abbia lasciato, papà? M'ha lasciato la sua grande arte, la sua passione, la sua genialità. Ah, sì, m'ha lasciato sì una cassa, signor Conte. Una cassa colma, piena di vestiari, oggetti antichi, parrucche, nasi finti, barbe, mustacci, tutta roba finta, dentiere finto. Bene, lui bene, le usava. E dimmi un po', Peppino, l'hai venduta questa cassa? Ma che scherzo, Angelino, ma io mi vendevo la cassa di papà, ma neanche per sogno, ma che scherziamo? Io, è una reliquia per me, io quando la vedo quella cassa io mi inginocchio, dico papà, sento il suo profumo. Ma per carità, la sua voce è chiusa in quella cassa. No. Ma, signor Conte, se dovessi vendere quella cassa, io piuttosto con un coltello. Ecco, io così, il ventre. Peppino! No, non lo fare! Non lo fare! No, non lo faccio, non ti spaventare. No, dico, semmai, nel caso, per dire, io un colpo di pistola qui. Pala i cervelli, ciao! No, Peppino, non lo fare! Non lo faccio, Angelino, non ti spaventare. Dico, per esempio, signor Conte, se dovessero costringermi a vendere quella cassa, ma io con un filo di ferro spinato intorno al collo, su una trave, e io sto... No, non lo fare! Non lo faccio! Ah, mamma mia! Ah, non lo fare! E com'è emotivo questo? No, eccellenza, è così vero quando dice queste cose? Ma è naturale, sono attore drammatico, che faccio? Non lo fare! Non lo faccio, ti pare, non vendo la cassa di papà. Ma... E non scherziamo su questa cosa, non si vende la cassa di papà, eh? Come? Niente. La cassa sta lì, qua chi la tocca, ma la cassa di papà, eh? Come? Non abbiamo parlato. Appunto, io non la vendo. La cassa di papà non si vende. Ma perché vi interessa la cassa di papà? Ma sì, Peppino, certo che ci interessa. Vedi, io vorrei proporti un affare. Se il signor Conte qui fosse disposto ad assumerti al suo servizio, sì. Non so, come impiegato di fiducia, segretario, tu accetteresti? Ma me lo domandi, signor Conte, ma voi mi togliereste dalla strada? Io non sono nato per fare il suonatore ambulante, ma io sono nato per l'arte, signor Conte, l'arte. Ebbene, Peppino, la fortuna ti assiste. Mamma mia. Su. In un momento tu me lo devi dire. E sai, sono un po' infreddolito, un po' di giorni che non mangio. Scusa. Sai, mi devi avvertire. Dicevo, sì. La fortuna ti assiste. Sì. Attenzione. Ecco. Eccellenza, permettete che il mio amico segga? Segga pure. Siedi pure. Grazie. Ho avuto un'idea formidabile. E che fai? Prego, signor Conte. Prendete. No, volevo dire che ho avuto un'idea formidabile. Ma che fai? Volevo dire che ho avuto un'idea magnifica, veramente. Insomma, basta! Chiedo scusa. Scusate. Scusate tanto, signor Conte. Un momento. Non tocchiamo le sedie, un momento. Attenzione. Seduti. In poche parole si tratta di questo. Sì. Signor Conte, volete esporre? Certo. Io amo una graziosa ragazza, orfana di padre e di madre. Uno zio la tormenta, un vecchio fanatico che ha deciso di sposarla. Ne è gelosissimo e la tiene sempre chiusa in casa. Io avrei pensato di entrare in casa con uno stratagemma. E nel mentre uno intrattiene il vecchio, l'altro porta via la ragazza. Quando il dado sarà tratto, il vecchio non potrà che dare il consenso alle nozze e sborsare i 500 scudi. Grazie, signor Conte, capisco. È un'ottima idea, un piano meraviglioso, ma purtroppo io da solo non gliela potrei fare.
Io ho bisogno di un complice qui. Io, Peppino, questo complice potrei essere io. Tu, Angelino. Beh, signor Conte, in breve, come si chiama questo antiquario e dove abita? Si chiama Don Guglielmo Barbettoni. Abita in via Pontecorvo 333, secondo piano. Guglielmo Barbettoni, via Pontecorvo 333, secondo piano. Sì, lì ci abita con un fratello e una vecchia governante. Ah, c'è una governanza? Sai, allora. Te ne vai? Se no. Ha rifiutato. Perché? No, non ho rifiutato. Ma hai dato la mano? No, non te l'ho dato. Ti sei congedato? Non mi sono congedato. Era un gesto discorsivo. Sì, lascia. È che sei incollata proprio. Signor Conte, io stavo così, ho fatto così, lui mi ha preso la mano, signor Conte. Era un gesto discorsivo. Ripeti, io stavo così. Ecco, ho detto, c'è una vecchia governante. Ecco, e io allora ho detto, una governante. E poi sarei ritornato così. Lui mi ha preso la mano a me. Cioè, signor Conte, guardatemi negli occhi. La ragazza, entro domani, per pacco. Giuro, sarà vostra. Ah, oh no! Però, signor Conte, parliamoci chiaro. Io ho bisogno di denaro, di argento. La cosa è pericolosa, io ci posso rimettere la vita. Dite quanto? Signor Conte, parliamoci chiaro. 1000 scudi. No! 500. No! 400. No, no, no. 300. No. 200. No. 100. Peppi, 2 scudi, li vuoi? Sì. Eccoli qua. Grazie. Oh, dunque, allora... Te ne vai? Guarda, mi ha preso la mano un'altra volta, signor Conte. Ma lasciami stare la mano, non è gesto di congedo, stiamo tremando. Ma come uno mentre trama, che fa via e se ne va. Lasciami la mano. Stavo dicendo, vienimi a trovare questa sera alle 8 a casa mia. Dove abiti? Io abito al Foro Traiano, lì dove sono quei ruderi. Signor Conte, se avremo bisogno di una ragazza, allora noi ci serviremo di fragoletta. O Maribella. Hanno spirito le ragazze? Ma quelle sono due distillerie, signor Conte. Fragoletta, Maribella, venite qua. Vi presento al signor Conte de Fraia, le mie sorelle. Maribella e Fragoletta. Il signor Conte mi assume al suo servizio. Sì, io come tutore in casa, come erede. Poi tutte e tre ci stabiliamo. No, calma, che erede, segretario momentaneo. Sì, insomma, poi... Che assume, veramente, ma che fortuna! Sì, mie care e buone ragazze, credo sia arrivato il momento in cui cambierete condizione. Mettetevi fiduciose nelle mie mani. Grazie, signor Conte. Oh, Peppino, bada che oggi il vecchio antiquario viene a pranzo qui. Viene assieme al fratello, alla nipote e alla vecchia governante di nome Tacio. È importante questo qui, e allora bisognerebbe tentare qualche cosa a egli stesso. Ma sì, diamo subito fuoco alla mizza. Bello, a me mi piace il suo entusiasmo giovanile, è giusto. Beh, e allora, se ne va. Ci ha preso la mano. No, signor Conte. Ma me la porta. Ma non lo porta per andar via. Io, signor Conte, voi me l'avete presa. Abbiate pazienza, scusate. Lasciatemi libere le mani. Io sono napoletano, ho bisogno di gesticolare, di muovere le mani. Levatemi. Libertà per le mani. Dunque, signor Conte, vi assicuro che sarà vostra. Però voi che cosa dovete fare? Ve lo dico io. Quando il vecchio sarà qui con la ragazza, voi andrete a prendere un coupé, lo farete aspettare all'angolo e ritornerete qui. Quando io ritorno qui truccato, perché io mi vado a truccare, tu dirai, caro Venanzio, donde vieni? Caro Venanzio, sì, donde vieni? Sì, sì. Al chiasso che ne seguirà, nella confusione, voi prendete la ragazza e ve la portate via, al resto penso io. È mai possibile, è così vicina la mia felicità. Sì, è vicina. Un momento. Avete detto che c'è anche una certa governante? Sì. Ecco, e allora... Te ne vai! Accidenti! E come afferra? Che non ti dà tempo, lascia stare le mani, non me le toccare. E allora tu falla l'occhiolino. No, Peppino, è brutta. Le farai la corte. Ma la conosco, è una gallina spennata. Ma farai finta di volerle bene. Oh, sentite, io vorrei sapere per quale motivo devo fare la corte a questa gallina spennata. Tu non devi sapere certe cose, hai capito? Angelino, ti dico non devi sapere niente. Ecco. Ci siamo affidati nelle sue mani e basta. Vuoi farmi perdere giù? Ma naturale, permesso, signor. Guarda pure questa madama. Peppino, non è una madama. Io me le taglio queste mani. Presto a casa, al Foro Traiano. Sì, andiamo. Sì, arrivederci. Signor Conte, grazie di tutto. Sì,
signor Conte. Andiamo. Signor Conte, io vi ringrazio dell'onore che mi avete dato. Signor Conte, vi ringrazio dell'onore che mi avete dato. Signor Conte, vi ringrazio dell'onore che mi avete dato. Buonasera. Buonanotte. Sì, ci penso. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Voi volete portarmi via Fragoletta? Fragoletta? Sì, sì, sì. Ho sentito benissimo quando avete detto mia cara, mia dolce Fragoletta. Ma no, via, via, signore. Si tratta di un equivoco. Mm. Voi volete sposare Fragoletta? Sì, 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 sì. Ebbene, sappiate che io sono in ottimi rapporti con Peppino, il fratello. Aiutateci, mettetevi d'accordo con noi e sposerete Fragoletta. Grazie. Cosa dovrei fare? Beh, vediamoci qui questa sera e ci metteremo d'accordo. Sì. Eccellenza, con permesso, vado fuori a vedere se arrivano. Addio, signore. Addio, signore, addio. Ecco perché le parlavate con tanta dolcezza. Già, già, ecco perché. È la verità? Tutta la verità. Guardate che sia la verità, eh? Perché se non fosse la verità, io sarei capace di commettere uno sproposito! Che tempista! Tempista un corno, sa? E tu, cassiere, mi hai rotto le scatole con questi starnuti, sai? Questi starnuti fra persone ineducate si chiamano pernacchie! E voi non ridete, capito? Non capisco, siamo straniere! Scusate tanto, ma io sono raffreddato! E se sei raffreddato, vattene a letto a casa tua allora, se non vuoi finire in quello di un ospedale! E voi smettetela, pettegole scostumate! Fallofora! Ma lo sai che mi hai stufato? Io. Ma lo sai che se non la pianti ti rompo un piatto sulla testa? Vuoi vedere che ti manda all'ospedale? Vuoi vedere? Oh. Fallofora! Sarà tua sorella! Oh, Pierluigia Domitilla, perdona la plebea! Domitilla, Leonilda, sto tappo de bottiglia, ve mando tutte le spalle! Fila! Fila, fila a casa, vai a cicciare il biberon! Fila, fila, fila! Vado, vado, accidenti che straniere! Ma attente però, io non sono uno sciocco! E se mi ci metto, me la vedo con tutti! Sono un nobile io, capito? Eccellenza, arrivano! Meglio che il vecchio non vi veda adesso! Prego, prego. Grazie, molto gentile. Non ci ho fatto niente. Fanno un nome. Ma in fondo non hanno fatto nulla di male. È carnevale! E si sa, di carnevale è un scherzo vale. Sì, vabbè, ma c'è un limite. Il fatto è che quando vedono una ragazza si mettono a fare i cretini. Voi vi siete combinati in quella maniera. Mi sembrate una bancarella, mi sembrate. Oh, mi hanno tirato una manciata dei coriandoli mentre stavo gridando. Ma si sono preso con la bocca aperta quel cretino. Si divertono, si sa, sono ragazzi. Tana, vostro spirito giovanile mi fa venire nervoso. Avrei fatto molto meglio a lasciarmi a casa. Sicuro a casa, a casa. Ma calmati, Guglielmo, calmati. Perché vuoi rovinarti la giornata? Siamo usciti di casa lì e ti felici. Dopo 3 mesi di clausura. Proprio, clausura. Siamo in procinto di fare un bel pranzetto e passare allegramente una giornata di carnevale. Perché vuoi privarci di tanta gioia? Sediamo. Siedi, bebello dello zio. Siedi, tata. Sedete. Sì, signor Giovanni. Ma parli di clausura, bellezza mia? Sì, clausura. C'è stata ai giardini pubblici 2 volte. Quando? 3 mesi fa. No, 3 mesi fa. Da allora non si usciva di casa. E poi mi chiamate rimbambita. E sfido. A furia di star chiusi in casa, ci si rimbambisce sul serio. Voi state zitta! Ah, oh, vabbè, cara, te ci manderò più spesso ai giardini pubblici. È fatto, che io sono tanto occupato il negozio, Cameriere! Tutto è pronto! Porto l'antipasto! Buongiorno, Don Guglielmo! Oh, dottor Bozzi! Buongiorno! Scusate, non vi avevo visto! Sono sorpreso! Incontrarvi in un ristorante! Voi sempre in casa come una lumaca? Cos'è? Avete perduto il gusto? No, no, ecco, ho pensato di seguire il vostro consiglio. Sì. Non mi dite sempre di uscire per divagarmi un po'.
Ed è quello che dovete fare. Uscire bisogna, conoscere, osservare, guardare. Già, voi non vi fate mancare divertimenti, dottore? Cosa volete? Sono solo, sono scapolo sì. E la vita piace godermela. Permesso? Prego, vieni. Prego. Sì, vieni, scusa, vieni. Pardon, pardon. Presento. Eccellenza, quel medico potrebbe aiutarci. Mi pare uno di quei tipi ai quali non dispiace qualche regalino in moneta. Ah, sì? E dove abita? Dov'è che ha la bottega? Ah, no, no, io non ho una bottega. Io ho una galleria d'arte. Sì, 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 galleria del Corso. Via Pontecorvo 333. E gli acquisti vanno bene? Non c'è male, dottore, non c'è male. La settimana scorsa ho acquistato un pezzo antico che ha un valore eccezionale. Sì. Si tratta di un cane mobile che quando muove la coda se agita. Giulia, ma che c'è? Un po' di pressione. Ho pressione, dottore, ho pressione. Vediamo, vediamo. No, no, e niente. Sarà il caldo, ecco. No, no, no. Ecco serviti, signori. Che prosciutto, professore. Ecco. Buon appetito. Buon appetito. Da qua, da. Uno, due, e tre. Dico, ma voi finisce, ce ne vuoi la sciampa pure a noi? Ma pare un lupo affamato. Giulia, vuoi un po' di prosciutto? So che ti piace tanto. Grazie, non ho appetito. Come mai? Eri così allegra stamattina. Scusa, hai voluto uscire a pranzo fuori? Ti accontentate, eccoci qua. Ma vedete così triste per la verità. Che c'è, non ti senti bene? Vogliamo tornare a casa? No. Ci forse è meglio. Torniamo, andiamo a casa, andiamo a casa. Cameriere! Andiamo dove andiamo? A casa, no? Ma dove andiamo? Quella sta bene. Sta bene? No, non senti, è un malore passeggero. Sprizza salute da tutti i pori. Continuiamo a mangiare. Vorrei lavarmi le mani. Cameriere. Comandi, signore. Dove sta la toilette? Ah, di là, signore. Tata, accompagnatela. Non ci vado più. Anche lì devo andare accompagnata, anche lì. Vabbè, faccio da sola allora. Mamma mia, com'è nervosa sta ragazza. No. Ma che c'è un po' di tempo che ci arriva a combattere? È colpa vostra. Per farla arrabbiare sembra che voi lo facciate apposta. Grazie questo, ma lo faccio apposta io. Voi gli date sempre ragione. Sono stato giovane pure io, sa che vi credete? E lo so come vanno certe cose. Cioè, di sti tempi, una ragazza sola nella toilette di un ristorante. Una toilette di ristorante non sarà una caserma. E poi anche in una caserma, se una ragazza si sa guardare... Mio Dio! Che avete, tata? Che vi sentite? Che non lo so! Sarà l'ambiente chiuso! Ma io mi sento i polloni alla testa. Fatemi un bagno d'acqua calda ai piedi. E lascia sta sto pane. Ah, mamma mia, ma che te? Sembri arretrato da un mese. Ti sei mangiato tutto il prosciutto. Altro prosciutto, cameriere, si fa presto. Già, si fa presto, tanto so io che parlo. Altro prosciutto. Ma Giulia che fa? Perché non torna? Tata, andate a vedere, andate a vedere. Sì, eccellenza. Mamma mia. Ti vado. È un'ora che è andata alla toilette questa ragazza. Se sentisse male, che cosa? Madame, desidera qualche cosa? Non sono madame, sono mademoiselle. Vergine? Senza macula. Pesca. Temerario. Tata! Ma che fa qui? Se passa perché ci avete da perdere tempo? Niente, tiranno. Andate. Giulia, Giulia. Giulia, finalmente sei tornata. Mamma mia, quanto tempo che ci hai messo. Che te era successo? Mi si era scucito l'urlo dell'abito. L'urlo dell'abito. Adesso porteranno dell'altro prosciutto. Lascia perdere il tuo prosciutto. Siedi, cara, siedi vicino allo zighetto che ti fa tanto bene.
Ma è sparita Tata. Tata! E la vecchia rimbambita? Che ci andrà a fare poi alla toilette, boh? Tata! Tata! Eccomi, io ce l'ho. Andiamo, a tavola, su. Picciatevi. Lo sapete che io se non trovo tutti quanti a tavola non mangio. Su! Mio Dio! Che avete, Tata? Niente, un colpo di sangue alla testa. Non ho appetito. Eccellenza, la vecchia è crollata, l'ho baciata. Bravo, vado a prendere il coupé. Tieni d'occhio la vecchia, eh? Ma che ci avete data? Perché guardate sempre da quella parte? Niente, eccellenza, ero distratta. Come mi guarda? Che vulcano! Che Vesuvio! Stromboli! Che avete detto? Che ho detto? Avete detto Stromboli! No, eccellenza, no! Come no? È vero che ha detto Stromboli! Ha detto Stromboli! No, a me mi pare che abbia detto Struffoli! E se sto struffolo sono buoni, eh! No. Non è possibile che un pezzetto che ha mangiato. Non ho detto struffoli. Cameriere, cameriere, un po' d'acqua di sale. Subito, signorina, prego, voilà. Ma voi non siete il cameriere? No, io sono un cliente di questo locale. Ho sentito che avete chiesto dell'acqua di Seltz e mi sono fatto un pregio di servirvi. Grazie assai. Però un'altra volta non vi disturbare. Pardon, manderotti lettera. Aspetterolla! Angelino! Angelino! Il coupé è all'angolo! Bene! Ecco gli spaghetti! Che schifo, professore! Vabbè, mettete in carne! Oh, dai un po' per Giulia! Uno! Due, guarda che rovesci tutto! È piano, lo vuoi finire, sì o no? Mangi, stanno là, signori malfettori, un brindisi, prego! Questo vino ci dà gioia ed allegria alla salute vostra e alla mia! Giulia, fior di grazia pieno, per te l'amor nell'oblio ci mena! Bevo! Bevo all'amore puro e nulla più! Bevo alla vita, bevo alla gioventù! Viva il vino, noi il carnevale e tutto il resto, all'ospedale! Bel modo di esprimersi questo! Oh, che sinistro! Oh, che tragedia! Oh, che sciagura! Oh, che sinistro! Oh, che tragedia! Oh, che sinistro! Oh, che tragedia! Oh, che sinistro! Via, 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 non ho spiccioli! Sono Peppino! Peppino! Oh, caro amico, caro amico! Come te la passi? Beh, ti dirò, mica male, campicchio! Sto lavorando intorno a un trattato di filosofia scientifica. Talete, Aristotele, Leucippo sono i miei maestri. E dimmi un po', caro Venanzio, dove vieni? Ma ti dirò, io stavo camminando tranquillamente per il corso. All'improvviso il cielo mi è apparso come squarciato dallo scampanio di assordanti campane d'allarme. Boom, 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 boom. Il traffico, come per incanto, si è fermato. E sono corsi vigili, macchine, pompieri, esercito, gente e una gran folla di gente e di modelli. Dunque un incendio? Un terribile incendio. E dove? Dove? Al corso. La curiosità, sai, mi ha spinto a seguire la folla. È arrivato all'angolo di via Pontecorvo. Arrivato all'angolo di via Pontecorvo. Arrivato all'angolo di via Pontecorvo. Che cosa è successo? Un'altra ondata di gente, di modelli, 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 gridavano, aiuto, soccorso! Ma cosa bruciava? Oh, amico mio, un palazzo intero! Un palazzo? E la gente che vi si abitava dai piani, dai balconi, gridava aiuto, soccorso, soccorso! E dalle finestre, anzi, dai balconi del secondo piano, dai balconi del secondo piano, sì, cadevano oggetti di ogni genere, buttati
così alla rinfusa, console, colonnine, quadri antichi, lampadari, candelabri bellissimi. E di chi era questo appartamento? Dunque ti dirò, me lo hanno detto, di un certo Guglielmo Barbetone antiquario. Ah, mamma mia, la mia casa! Sono rovinato! Il palazzo segnato con numero 333, secondo piano! Sicuro, signore mio, oh, sicuro! Mio Dio, quale sciagura! Sono bello rovinato! È stata una iattura venire tutti qua! È colpa vostra, tata! Ve la farò pagare! Sono meravigliata! Chi mai poteva pensare? Su presto decidetevi, mio caro Barbetone, ci potreste rimettere la casa e il bottegon. Andiamo presto, seguitemi, mi sento venire male. Ma come lasciar perdere tutto questo mangiare? Amabile bambina, non si spaventi te. No, la signorina dovrà venire con me. Verrà come le dico. Ma scusi, lei chi è? Io sono un caro amico. E anch'io per lei lo sono. Corpo di una pallottola, la bimba vien con me. Sangue di una pallottola la porterò con me. Con me. Con me. Insomma, quante storie, ve ne potete andare. La signorina Caspita solo con noi verrà. Ma signorina... È inutile. Ma vorrei dire... Silenzio, mi fate uscire dai gangheri. Lasciateci passare. Un momento, signorino, un momento! Cretino, al calzone! Imbecille! Calzone! Stupido! Matteo! Imbecille! Cretino! Andrillo! A scansione! Thank you.